Buonasera a tutti, gli amici da casa. Oggi parliamo del grande calcio di Serie A e lo facciamo con l'opinionista, il nostro Paolo Cirillo. Buonasera Paolo. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora Paolo, io vorrei subito, prima di parlare di calcio, vorrei parlare degli episodi che sono successi ieri, purtroppo, ancora una volta a San Siro. Che praticamente i tifosi del Benfica si sono permessi di lanciare i fumogeni giù al secondo anello. Adesso io mi chiedo ti faccio una semplice domanda, nel senso, perché i tifosi, quelli in casa, vengono controllati, accendini, tutto quello che riguarda monete e praticamente li butti dentro a un cestino che c'hanno là i cellerini. Perché gli ospiti non vengono? Perché alla fine, se questi qua sono entrati con i fumogeni, non sono stati controllati quelle persone qua. Certo, Allora infatti. io mi chiedo, perché non sono stati controllati? Prego. Infatti, proprio quello che dicevamo anche prima fuori onda, allora, la cosa grave è il fatto di aver tirato giù i fumogeni dal terzo anello al secondo anello dove c'erano i tifosi della squadra avversaria. Questa è la cosa grave. Però forse ancora più grave è il fatto che se i fumogeni sono vietati, non possono essere portati dentro. Il fatto grave, come dici, è perché erano dentro i fumogeni. Allora, io non credo che, non so, almeno non credo, non so se il discorso è quelli dell'Inter sono stati, in questo caso dell'Inter, perché la squadra di casa, sono stati controllati e quelli del Benfica no, che secondo me magari anche quelli dell'Inter ce li avevano i fumogeni. Il problema è che se c'è questa regola deve essere rispettata e da entrambe le parti. Cioè i fumogeni, se non ci devono essere, non ci devono essere. Punto. Poi il problema è sempre lì, che abbiamo sempre questi quattro, scusa l'espressione, deficienti, che il problema secondo me è che fanno così, perché il problema non è tanto quello di dire portiamo dentro il fumogeno. Se la gente che se ci fosse gente intelligente allo stadio, il fumogeno tu lo puoi anche portare, accendi il fumogeno, fai il fumo, fai la coreografia, è anche bello, è anche quello il bello del calcio. Il problema è che ci sono dei delinquenti che vanno allo stadio, non dei tifosi, che poi fanno queste cose. E a questo punto, purtroppo, anche se non è bello perché appunto rovina una parte della bellezza del calcio, bisogna. Pronti? Paolo? Sti fumo da entrambe le parti. Dimmi, mi Ok. No, puoi ripetere perché non senti? sei cap non No, sei stavo dicendo che questo. Ok, no, stavo dicendo che se il discorso è non facciamo entrare i fumogeni, va bene, però il controllo ci deve essere sia dalla parte della squadra di casa che dalla parte della squadra in trasferta, dei tifosi in trasferta, perché altrimenti non serve a nulla. Ok. Ecco, intanto io sto seguendo un attimino anche le partite, ti aggiorno, la Juventus sta vincendo 1-0 con un gol di Rabiot a Lisbona contro lo Sporting. Segui anche la Roma c'è, Sì, giusto? da Roma vedevo prima era ancora A 0-0, adesso 0 a 0. provo a guardare sull'app i risultati, un secondo te lo dico, guarda, in diretta, Europa League. 0-0 la Roma, sì, ancora Ok, 0-0. allora poi ti faccio un'altra domanda, perché a me mi è sembrato d'aver capito, d'aver visto anche ieri seguendo una TV privata, che la conoscono Sì. tutti, però non voglio fare pubblicità, e che secondo me non ci sono le telecamere a San Siro. Cioè, Allora, ci sono, scusami se ti interrompo, ci sono magari nella parte dove non vedono niente possibile, perché lì era chiara, era in mezzo alla curva, cioè era proprio in mezzo alla curva, tutti
tutti li hanno visti. Allora io dico, perché non si fa niente a San Siro di cui, spiego, gli ospiti vengono messi, ad esempio, in un angolo, tutti in un angolino con tutti i cellerini, poi posti vuoti ai lati e poi comincia la gente, il pubblico in casa, no? Perché così hai una limitazione dei contatti. Cioè come ad esempio come Torino. Ecco, Torino c'ha, vabbè, c'ha quella, diciamo, il vetro lì. Contatti ci possono essere. Però già scavalcare è già diverso. Sì, Perché? sì, sì. Perché allora questi episodi qua si vedevano una volta, ma adesso nel 2023 ormai, cioè, li abbiamo in pene le scatole a vedere queste pagliacciate qua. Cioè, nel senso, una volta era già un problema, una volta però, una volta, sai, la tecnologia non c'era, però adesso c'è la tecnologia, ci sono le telecamere, puoi andarli a prendere e io non capisco perché questi 12 o 13, secondo me, animali non sono stati presi, perché alla fine la polizia spagnola li hanno identificati, che poi su quella tele privata qua hanno detto che praticamente questi sono usciti per far casino, per venire in Italia a far casino. E loro Ah. non avevano, te pensa che loro non avevano la polizia, un numero di polizia per scortarli fino in Italia, pensa te. Sì, no, allora guarda, partendo dalla prima tua cosa che hai detto del discorso telecamere, allora io sinceramente non so a San Siro come sono messi a livello di telecamere. Teoricamente ci dovrebbero essere, però parliamo di tutto di teoria, perché teoricamente ci dovrebbe essere, perché già da qualche anno, se non ho capito male, ci devono essere le telecamere proprio per questi, anche proprio per queste cose, per verificare queste cose, per beccare, diciamo così, questi pseudo tifosi. Non è ammissibile, come dici te, appunto, che questa gente entri allo stadio con i fumogeni per fare queste cose, e quello non ci piove. Sul discorso di dove mettere i tifosi, secondo me San Siro è un bel problema, perché San Siro i tifosi della squadra est, della squadra fuori casa, messi lì al terzo anello, così non va bene effettivamente, perché comunque sotto hai i tifosi della squadra avversaria. E poi succedono queste cose, gli lanci giù le cose, è un casino. Certo, bisognerebbe trovare una soluzione. Torino, la soluzione l'ha trovata, che è tutto lo spicchio lì, quell'angolo lì è tutto riservato alla squadra estera. Ci sono lì a Torino le vetrate, come dici te, però è vero, possono fare fino a un certo punto, però comunque ci sono anche tutti gli steward di fianco alle vetrate che controllano, è chiaro, poi i gesti, le parole, le cose ci sono, ci saranno sempre, eccetera, eccetera. Una cosa di Torino è che cioè, sia il primo che il secondo anello, quello spicchio, è tutto per la squadra, diciamo, in trasferta. Se però vengono venduti pochi biglietti, il secondo anello, che è del settore ospite, viene dato la possibilità di acquisto anche ai tifosi di casa. Perché a me è capitato di vedere la partita nel settore ospite, secondo anello. Chiaramente Certo. non c'è, non puoi dal primo passare al secondo, comunque sei, diciamo, distante, distaccato da quelli del primo anello, però è così. Effettivamente il terzo anello così a San Siro come squadra ospite è brutto, non è il massimo della vita. Dovrebbero studiare qualcosa. Io credo che nello studio che hanno fatto per l'eventuale possibilità di quello che dicevano di ristrutturare San Siro e tenerlo ancora in Milan e l'Inter, probabilmente ci sarà stato dentro anche questo discorso, penso. Però vabbè, poi non si capisce, cioè è saltato, non è saltato la ristrutturazione, Milan e Inter fanno lo No, poi. stadio, lo faranno insieme, lo faranno separato, non si capisce, però credo che questa era una delle cose che eventualmente, se dovesse rimanere il San Siro, deve essere per forza fatta. Poi voglio dire, adesso io non è per mettere il dito nella piaga, però
Però io mi ricordo gli anni che ho provato ad andare io a San Siro col Milan e con l'Inter, i primi anni ti mettevano giù il settore ospiti al primo anello. Cioè, adesso io non capisco perché buttano su al terzo anello, che poi è peggio, perché se gente entra con meonettine, entra con accendini, entra con varie cose di metallo, buttano giù e fa Certo, male la gente. Allora non e conviene a certo. metterli giù al primo anello nell'angolino da soli, metti quegli spazi di metratura che isolano completamente le due tifoserie e basta. Cioè, qual è il problema? No, infatti è assurdo che siano al terzo anello, dovrebbero metterli tutti al primo anello, quelli della squadra avversaria, perché si possono creare sti casini. Intanto che parliamo, c'è un rigore per lo Sporting Lisbona, quindi possibilità di pareggio, lo sta tirando, ti avviso. E niente, è un grosso problema. Il problema poi invece di dire ma perché non li becchiamo, anche se il problema sai cos'è? Che allora, in Italia non esiste una legge fatta bene per questi discorsi, in senso che l'unica cosa in Italia ti beccano come i quattro tifosi che hanno gol tanto dello Sporting Lisbona 1-1, i quattro tifosi che hanno offeso Lukaku in Juventus Inter sono stati beccati, gli danno il DASPO, non possono più entrare allo stadio. Va bene. In Italia c'è solo quello come possibilità. Se ti arriva giù la squadra estera, becchi anche la persona, l'unica cosa che può dare il DASPO, cioè il tifoso della squadra, adesso non può venire più a San Siro, e va bene, verrà più a San Siro, chi se ne frega, cioè capito, non c'è un qualcosa di serio. In Inghilterra, come hanno fatto a diciamo tirare via il problema degli hooligans, con delle leggi fatte bene, in Inghilterra si fa qualcosa, ti prendono all'istante e ti portano via, ti portano dentro, ma subito. Non che finisce la partita, poi guarda, devono vedere le immagini, devono capire, devono trovare e poi ti danno il DASPO per 1, 2, 5 anni. A cosa serve? Anzi, forse è peggiore la cosa, perché se dai un DASPO di 5 anni a uno, tra 5 anni quello ti ritorna allo stadio più incavolato di prima e fa ancora peggio. Certo. È un problema, è un problema grosso questo qua, purtroppo. Certo. Purtroppo sì. No, perché abbiamo visto anche contro il Napoli quelli tifosi, I gli tedeschi erano, ospiti, così erano. Sì. no, erano tedeschi Non mi no, ricordo. Sì, comunque olandesi. che hanno distrutto mezza città. Adesso io non so se gli italiani sono andati là a far casino anche là, però, cioè, questi. Cioè, a Napoli ha spaccato quasi tutto, eh. Cioè, i Certo. bar, i ristoranti. Adesso io non so se noi siamo andati là, abbiamo fatto casino anche là, però so solo che qua hanno. Allora io mi chiedo, cioè, poi dopo quando arrivano là, questi sono stati fotografati, sono stati segnalati, o quando escono dall'Italia, ti saluto. Questo non lo so. Cioè, capito? Questo è, boh, è un boh, No, io non ho idea l'unica. di cosa gli possa succedere, Allora, io ecco. l'unica roba che posso dire della nostra diretta di stasera, di cercare di cominciare a avere un po' più ancora di riguardo, perché, sai, quando cominci a mettere tante telecamere, diciamo tanta sicurezza, poi dopo scivola via, perché dopo tu magari fai un anno, 2 anni tranquillo, e poi c'è la domenica che viene fuori il E pandemonio. certo, Cioè, mai, purtroppo quella non la puoi mai, prevedere. infatti, mai abbassare la guardia, essere sempre attenti, ma sia quelli in casa e gli ospiti, soprattutto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché, e Poi poi. io volevo Certo. passare anche un'altra, oltre a questo discorso qui, passare anche un'altra, diciamo, notizia. Tra ieri che c'è stata tra ieri e oggi il discorso della sentenza per i 15 punti di penalizzazione della Juventus.
Se vuoi che ne parliamo adesso, ne parliamo dopo, dimmi te. Ma io volevo. Sì, dai, parliamole. Tanto è una cosa Sì, veloce sì, perché sì, non è sì, che sì. sia successo, cioè è successo qualcosa, ma non è successo qualcosa. In senso che Certo. ieri diciamo che la cosa comica è stato che appunto, la Juventus ha fatto ricorso e diciamo i giudici che dovevano accogliere o non accogliere il ricorso non l'hanno né accolto né non accolto. In senso che ieri hanno detto ok, è vero, ci sono delle cose che lasciano perplessi, ci rimandiamo a domani, cioè a oggi, la sentenza. Ok, a oggi la sentenza cosa dice? La sentenza dice che i 15 punti sono stati ridati alla Juventus, però il tutto dovrà essere Non è rivisto finita qua. dalla giustizia sportiva, quindi dalla FIGC. Questo almeno da quello che ho potuto capire cosa vuol Sì. dire, che è rivisto dalla giustizia sportiva, vuol dire che comunque quest'anno quei 15 punti adesso sono stati ridati e la Juventus è passata terza in classifica. Sembrerebbe, poi possono sconvolgere tutto nei prossimi giorni quando la giustizia sportiva vedrà il tutto. Sembrerebbe però che questi 15 punti si andrà a rivedere tutti gli incartamenti e tutto quanto, se dovessero essere confermati, dovrebbero andare al prossimo campionato, così pare, Cioè parte con cioè me partirebbe da meno da meno 15. 15. Allora, diciamo una cosa, che se dovevano dare i punti di penalizzazione, se i punti è giù, se fosse giusto dare i punti di penalizzazione, è giusto che devono darli sul campionato successivo. Non è mai successo che vengano dati il campionato in corso. Non è mai successo, è ridicolo. Quindi già è stato ridicolo averli dati. Adesso li hanno restituiti alla Juve e cosa fanno? Glieli tolgono ancora? Cioè sarebbe Non sanno cosa fare. esatto, sarebbe però un'ulteriore buffonata. Quindi da quello che si è capito, l'idea è proprio quella di dire ok, adesso i punti sono stati ridati perché chi ha riguardato le carte ha detto beh, effettivamente da parte nostra non c'è, cioè, ci sono dei dubbi. Potrebbe essere che le cose che sono state fatte sono regolari, però non ce la sentiamo di dire noi che è così. Quindi lasciamo il tutto in mano alla giustizia sportiva, che adesso non so quando si pronuncerà. Comunque, io almeno guardando la classifica che vedo per dire sull'app che utilizzo io per i risultati, le squadre, eccetera, eccetera, a oggi la Juventus è tornata, gli sono stati restituiti i 15 punti. Quindi, in teoria, quei 15 punti ad oggi Certo. ci sono. Quindi, diciamo, per i tifosi della Juve è una cosa positiva, perché comunque da una parte è stata ribaltata completamente la sentenza, perché è vero, non è deciso definitivamente, però l'hanno detto, non ci sono le carte che abbiamo visto noi, effettivamente lasciano molti dubbi su quella penalizzazione. Quindi, il che vuol dire, cioè, detto tra le righe, hanno fatto una stupidata prima magari 15 punti. Quindi a oggi in teoria è così. Però io non me la tolgo nella mente quel discorso qua, che alla fine, secondo me, c'è il marcio dietro a questo calcio qua che fa Allora, paura, qualcosa di e strano c'è. sì, che te lo dico io, che c'è gente che guadagna l'ira di miliardi e c'è gente che non riesce a farli fuori, quella purtroppo quella gente qua. Perché è tutto un complotto, tutte buste, tutti ricicli, tutti. Perché io dico solo una cosa, che se la Juve è condannata, tutte le altre sono condannate. Perché se io vado a guardare in casa delle altre persone, sono tutte così. E allora io mi chiedo, perché solo alla Juve? Ma infatti, Andrea, sai qual è il discorso? Ma Il non è discorso è perché proprio sono quello. juventino, perché alla No, ma fine. Andrea, ma io Capisci? adesso, Andrea, io non voglio arrivare al discorso e dire perché sono la Juve. Non è questo il mio discorso. Il mio discorso è che fanno ridere, sono comici, Certo, perché non prima gli hanno dato i punti di penalizzazione e adesso li hanno perché tolti. non sanno Poi, cosa fare, non si sanno a cosa quando è stato un attaccare. Devono più di, attaccarsi. poco più di un mese fa, Andrea, poco più di un mese fa era venuto fuori il discorso delle plusvalenze del Napoli di Osimhen. Ti Sì. ricordi? Ecco, la cosa
Cosa è scemata, è successo? Cos'era scemata. successo? Niente. Hanno detto che non c'era questo No, problema. certo. Adesso questa cosa qua è venuta fuori ancora. Sì. Cioè, allora decidiamoci. No, che poi. O c'è il problema o non c'è il problema. Perché se il problema c'è, allora andiamo avanti, lo vediamo, studiamo, capiamo qual è il problema, eventualmente diamo le sanzioni. Se non c'è il problema, non c'è, punto, finito. Non che tra 15 giorni ancora usciamo le plusvalenze di Osimhen. Adesso ti faccio l'esempio di Osimhen Sì, no, beh, perché mi è certo. venuto all'orecchio, ma in generale, ma non esiste. Come non esiste questa cosa qui, che non puoi dare 15 punti di penalizzazione a una squadra, che sia la Juve o che sia un'altra squadra, su un campionato in corso, anche perché quei punti lì, in questo caso la Juventus, sul campo li ha fatti. Non è una penalizzazione perché hanno detto ha comprato le partite di questo campionato e allora ti penalizzo. Ho le prove, ti penalizzo. È una penalizzazione per tutt'altro, che non c'entra assolutamente niente. Certo. Quindi non puoi penalizzare dei punti fatti sul campo, Certo. a mio avviso, eh. Certo. No, il problema, sai cos'è che è? Che alla fine non sanno anche loro come colpevizzarla. Cioè, non sanno più se tirarle via, se rimetterle. Adesso gliel'hanno Certo. tirate via. Però adesso stanno rivalutando ancora stanno riaprendo un altro caso per valutare tutto quel discorso qua. Esatto. Cioè, io mi chiedo, Esatto. Sì. ma io mi chiedo adesso, ma possibile che loro pensano che tutto il mondo sia demente? Cioè, nel senso, Certo, no, ho capito quello che cioè, dici. allora, che la smettono qua, che alla fine, se allora, adesso hanno tirato fuori anche la Lazio, hanno tirato fuori anche Altre altre squadre, Lotito ha parlato squadre di chiaro, Serie A e di Serie B anche, ma sì. Lotito ha parlato chiaro, ma questi qua non sanno cosa stanno facendo, perché alla fine è a occhio di tutti, cioè si sa com'è il discorso, lo sanno, e perché vogliono, perché? Perché alla fine c'è gente che vogliono intascare. Capito? Certo. Sono tutte bustarelle che viaggiano, perché purtroppo è brutto da dire, Paolo, il nostro calcio ormai è rovinato da questi Ma personaggi qua. È è da da anni che è anni, rovinato. certo, è da Calciopoli che è rovinato sto calcio. Vabbè. È anche Vabbè, prima. comunque, guarda, È anche Andre, prima. io direi se sei Sì, d'accordo anche te di non certo. perderci troppo tempo su questa cosa, perché Chiudiamo tanto. parentesi. No, volevo dirti, poi. Metto gli occhiali, tanto che abbiamo parlato di San Siro con tutto quello che. Però volevo solo dirti una roba. Secondo te San Siro devono fare ancora dei lavori per cercare di, se gli ospiti, metterli su al terzo anello, avere quella Ma questo distanza? guarda, secondo me sì, sicuramente se vuoi fare quella cosa lì devi fare dei lavori. Però secondo me oggi come oggi, con il discorso che l'Inter e il Milan sembrerebbe che non vogliono rimanere a San Siro, secondo me quel discorso lì è stato messo da parte. Se l'Inter e il Milan dovessero decidere di rimanere su San Siro, allora ritireranno fuori quel discorso. Certo, Ascoltami, ti sì. devo chiedere una cosa. Devo aspettarmi 30 secondi, scusami. Magari tu, se vuoi cominciare a dire se ce li hai sotto mano, se no li dico io. Tra l'altro, i risultati di domenica, vedi te se li hai, se no arrivo subito. No, vabbè, Che ho vai, due vai, anni, vai. ma No, non no, no, vai, 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 arrivo. vai. No, adesso io volevo parlare del discorso di Napoli-Milan, che ci sono state delle polemiche del rigore non dato in favore del Napoli. Adesso non mi ricordo a che minuto è successo quell'episodio qua. Dopo Paolo ci dirà di più e volevo analizzare perché ci sono stati hanno fatto vedere con la moviola questo diciamo calcio di rigore che si è visto nettamente che praticamente il difensore ha sbilanciato
l'attaccante e ha proprio spostato la caviglia del piede d'appoggio dell'attaccante ed è caduto in aria. Secondo me questo era calcio di rigore, però dopo vediamo, sentiamo Paolo quando arriva cosa ne dice. Dopo parliamo di Inter-Benfica, che l'Inter secondo me ha fatto una bellissima partita, però soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo è stato lì un po', ha fatto l'1-0, poi dopo è stato lì un po' a guardare cosa faceva il Benfica. Il Benfica è uscito, poi ha pareggiato, ha fatto i suoi gol e poi dopo si è ripreso ed è uscito un Inter che ha giocato da Inter. Ecco, Niente, scusatemi, eccomi. ascolta Paolo, no, io gli Dimmi, stavo stavi dicendo. dicendo ai Sì. telespettatori che praticamente io volevo andare sulla partita di Napoli-Milan, Sì. subito sull'episodio. Adesso non mi ricordo a che minuto del primo tempo è stato quell'episodio del calcio di rigore, però purtroppo Sì. Adesso sinceramente ancora. anch'io non mi ricordo esattamente il minuto. Certo che è Però stato ancora una volta, purtroppo il VAR, l'arbitro non è andato al VAR. Cioè, a me è quello che l'arbitro non va al VAR e nessuno segnala quel discorso qua. Cioè. ecco, è lì però, è lì la cioè, il cercare di capire, secondo me, Andrea, perché tu giustamente tu dici l'arbitro non va al VAR, nessuno segnala. Il problema è, ma proprio nel caso specifico di ieri sera, il VAR. Allora, l'arbitro ha visto quello che ha visto. L'arbitro dice: per me non è rigore. Va bene, ci può stare, ad occhio nudo, in diretta, in velocità, ci può stare. Ma il VAR ha chiamato l'arbitro e gli ha detto: oh, vai a vedere perché cioè, secondo noi quello è rigore, c'è un dubbio, vai a rivederlo. Cioè, io Perché dico. la domanda principale è quella. Perché se il VAR non ha richiamato l'arbitro, l'errore grave è del VAR. Se il VAR ha detto all'arbitro: guarda che c'è qualcosa, vai a rivedere, e lui ha detto, siccome vuole fare il protagonista, no, io ho visto e ho visto bene, allora l'errore grave è dell'arbitro. Cioè, il problema è che lì nessuno ti viene a dire: il VAR l'ha richiamato, il VAR non l'ha richiamato. Nessuno lo saprà mai questa cosa. E questa è la cosa, secondo me, più grave. E non può esistere nel 2023, dopo 3 anni, quanti anni sono che c'è il VAR, che non venga fischiato un rigore del genere. Poi ti ripeto, magari il rigore lo sbagliavano anche, va bene, però comincia a darglielo. Comincia a No, darglielo. allora, io non è che per l'amor di Dio, erano due italiane, logicamente chi vince è il migliore. Io non, però voglio dire, ne abbiamo viste di cotte di crude anche in Serie A, ragazzi. Dei rigori Certo. sacrosanti che li vediamo noi che non siamo arbitri, ma è possibile che loro non li vedono con la storia dell'involontarietà e lui è andato per non far male? Ma sì, ma se gli prende la caviglia dell'avversario, questo è rigore, ragazzi. Cioè, ma Ma dove quello è un vogliamo. rigore grosso come Ma una dove casa. vogliamo arrampicarci dove? Cioè, nel senso, è come uno, cioè cammina, io vado dentro in scivolata e lo anniento. Cioè, non è rigore questo? No, no, Cioè, no, io ma non lo so, non lo assolutamente. so. Non so che Allora, rigore. assolutamente sul fatto che quello fosse rigore non ci sono, cioè, l'hanno detto tutti. Cioè, se tu vai a vedere 10 trasmissioni televisive con 10 opinionisti diversi, in 10 hanno detto che quello era rigore. E io non capisco come abbia fatto il VAR a non chiamare l'arbitro a dirgli: guarda che quello è Che rigore. poi noi adesso noi diciamo l'abbiamo visto anche alla moviola, al rallentatore, alla moviola, ma prova a vedere la velocità. A velocità fa ancora più paura, perché tu vedi
quello che ha scivolato col piede a martello che va sulla. Sì, sai cosa però, Andrea, sai cosa però? Perché tu giustamente tu dici a velocità normale fa ancora più paura se vedi più. Però sai, a velocità normale, da come te lo fa vedere, cioè da come, non da come, dalla prospettiva, da dove è messa la telecamera, noi l'abbiamo visto in un determinato modo. Bisogna vedere come era messo l'arbitro. Non è una scusa, non è una Era scusante per dietro, l'arbitro, era di assolutamente. dietro Però sai, l'arbitro. magari l'arbitro ha avuto il dubbio. Allora, ci può stare che l'arbitro abbia avuto il dubbio. No, io non accetto che il VAR non abbia richiamato l'arbitro per fargli rivedere questa azione, perché voglio, Quello. sfido chiunque a dire che se l'arbitro fosse andato al VAR non avesse fischiato il rigore. Se l'arbitro andava al VAR, fischiava il rigore. È E quello. secondo me non è un discorso come dice, cioè, le due squadre italiane, ma chi se ne frega se fossero, almeno dal mio punto di vista, che Ma erano no, due ma squadre italiane. No, lì è un discorso proprio di cioè, il correttezza. discorso Cioè, loro rigore no, il è rigore. discorso sai cos'è anche? Che loro devono fare una semplice cosa, secondo me, che quando arrivano agli ottavi e vengono verso i quarti semifinali, cioè di usare più il VAR, se c'è da usarlo, di usarlo. Cioè, è inutile che stanno lì a dire no, secondo me, no, di qua, di là. Cioè, che si usano sto VAR, perché alla fine, cioè, può eliminare una squadra? Cioè, Certo, certamente, capisci? Girano, girano assolutamente, le scatole. assolutamente è un problema perché comunque se fischiavi quel rigore, se chiaramente segnava, la partita poteva cambiare E certo, era completamente. 1-0 per il Napoli. Poi magari finiva 5-1 per il Penso. Milan, Per però l'amor di Dio, comunque, io non sto dicendo niente, però però cambiava. non lo No, so. sono d'accordissimo, Andrea, sono d'accordissimo con te. Senza A togliere prescindere dal fatto che quel rigore andava dato, oltre al fatto che senza bisogna andare a togliere vedere. però senza togliere quello che ha fatto il Milan, perché il Milan Senza togliere nulla al Milan, assolutamente. ha fatto sia andata che ritorno, cioè Due belle due partite. belle partite. Chapeau, Sì. cioè nel Io senso. de Certo, io del Milan assolutamente, io adesso non, la domanda che mi pongo, e adesso lo vedremo, è adesso in campionato il Napoli che cosa gli può succedere? Può avere delle, secondo te, faccio la domanda a te, questo colpo della mancata qualificazione in questo modo poi contro il Milan può avere delle ripercussioni in No, campionato? secondo me no. Secondo me adesso si fissa per vincere il campionato, è giusto che secondo me lo vincono loro perché alla fine possono solo vincerlo loro e secondo me è meritatissimo, ecco. No, per me si concentrano più sul campionato adesso. Allora, diciamo che il colpo l'hanno preso perché allora, sia tutti i napoletani e la squadra, logicamente, miravano non andare in finale, però sai, essere lì in semifinale ci poteva arrivare. Secondo me speravano più della semifinale, ecco, perché in Ma finale. sai cosa, Andrea? Secondo Secondo me me non è che speravano, secondo me loro erano convinti di andare in semifinale. Loro avevano la convinzione di passare il turno, perché loro pensavano che a Milano avevano perso perché mancava Osimhen. Hanno detto: torna Osimhen, giochiamo in casa, gli diamo 4 gol. Questo secondo me era il loro pensiero, secondo me, sbagliato, perché comunque è un quarto di finale di Champions League. Non è una partita così. Oltretutto, dopo aver preso 4 gol il Milan casa. Però loro sono un po' con l'idea di vincere facile. Non so, ho questa sensazione. E infatti, no, vincere è facile. Allora, loro hanno sempre giustamente in coppa, stanno giocando in campionato, non ce n'è per nessuno, cioè nel senso ammacinato gioco Sì. e fanno paura quando giocano perché
sembra che giocano a memoria, vedendo il Napoli di Sarri di una volta. Adesso parliamoci chiaro. Poi quella meraviglia che c'hanno davanti tra Osimhen e quell'altro col nome che non so neanche Secolo. pronunciarlo, e cioè quelli, cioè, secondo me c'è da tenerli sotto considerazione. Secondo me, a parte che Osimhen non lo so se quest'anno o un altro anno partenza, e secondo me va o Real Madrid o gente che c'ha il grano che può permetterselo, perché non so se resta lì a Napoli, cioè nel senso, quando vengono e gli offrono un gadget elevato, no, non so se De Laurentiis lo tiene lì, ecco. Poi non si sa, vediamo. Però volevo dire che alla fine il tifoso napoletano era convinto che, come dici te, arrivava fino in fondo. Però sai, Sì. dal dire e fare c'è di mezzo il mare. La Champions League è la competizione più dura che c'è. Perché se tu metti, adesso parliamoci chiaro, se tu metti le nostre squadre e tu guardi il Real Madrid, adesso Ah. attuale, a oggi, c'è un altro pianeta, Non c'è eh? storia, Cioè, non c'è storia, Andrea. capisci? Cioè, se il Real Madrid gioca come ieri, che incontro un'italiana, cioè, facciamo la figura, eh? Però, Certo. noi ci alziamo le maniche perché abbiamo due squadre italiane che sono in semifinale. E Sì, adesso vediamo. abbiamo una squadra italiana in finale, Noi Andrea. abbiamo prima di tutto una squadra italiana in finale, poi seconda roba, adesso vediamo anche in Europa League che c'è, per il momento c'è ancora dentro Juventus e Roma. Cioè, Esatto. non è che il calcio italiano è proprio come dicono alle patate, diciamo. Cioè, vediamo, vediamo. Noi stiamo zitti e continuiamo a lavorare e vediamo quello che, le sorprese che ci. Ecco. Certo. Sai cosa? Secondo Sì. me il problema del Napoli è stato un problema di poca esperienza in campo europeo, ma poca esperienza. Non, io non la leggo ai giocatori, io la leggo alla società. Perché se tu guardi anche il Milan, i giocatori che hanno giocato ieri sera, ce n'erano pochi che hanno fatto, diciamo, tra virgolette, fatto qualcosa in Champions. Però il Milan società ha questo DNA europeo. Il Napoli no, perché Napoli non ha mai fatto praticamente quasi nulla in Europa. Quindi probabilmente uno dei problemi potrebbe essere stato anche questo. E poi io ti ripeto, come ti dicevo prima, io sono convinto che avevano molta convinzione che fosse più probabile il passaggio rispetto all'uscita. Però vabbè, è andata così. Purtroppo non sempre tutto viene come si vorrebbe sempre, e è Certo. andato così. Il Milan meritatamente, probabilmente se guardiamo le due partite, probabilmente il Milan ha fatto qualcosina in più rispetto al Napoli. E diciamo che sai cos'è la cosa positiva? Il fatto che adesso si scontrano altre due italiane e ne hai una in finale. Perché se le due partite fossero state, che ne so, Milan-Real e Inter-Manchester City, non avevamo nessuno in finale. No, infatti, allora, io sai cos'è che secondo me il Milan non si è fatto influenzare dal Napoli, la paura che lui è andato là a Napoli, ha giocato da Milan, perché Vabbè, ha fatto il suo ha gioco, fatto il suo certo. gioco, non ha avuto paura, perché al Maradona ieri era strapieno, ci Sì, sarà sì, sì. stati dentro 80.000 e praticamente il Milan non si è fatto impaurire, ha giocato fino alla fine, non ha sbagliato niente, perché non ha sbagliato niente, è andato concentrato e ha giocato, è giocato da Milan. Ragazzi, io continuo a dirlo, il Milan
in questa coppa qua è proprio la sua coppa, ha proprio il DNA di questa coppa qua, il Milan. Infatti, No, gli ma ha sicuramente, 27 perché sa le sicuramente. strategie, non lo so, sa tutta la. Non lo so, e alla fine. Continuavano a dire Pioli di qua, Pioli di là, e vedi, Pioli quando non si sente più, non si dice più niente, e Pioli c'è, perché alla fine è in semifinale, capisci? Sì, no, certo. L'anno scorso ha vinto il campionato, È quest'anno tanto in di semifinale di cappello, Champions, assolutamente sì. capito? E alla fine. Meritato Pioli, secondo me, è uno dei migliori allenatori, perché è così. Ecco. Senti, dopo Napoli-Milan, io vorrei parlare di Inter-Benfica, che alla fine l'Inter ha giocato di Inter. Allora, parliamo del primo tempo. Primo tempo non mi è piaciuta. Perché primo tempo, secondo me, vabbè, ha segnato e dopo è stata lì a aspettare forse tanti pasticci, è stata lì troppo, secondo me, aspettare il Benfica che si è fatto molto, ma molto pericoloso, si è fatto. E Sì. infatti ha cominciato a dargli il filo da torcere e poi nel secondo tempo è venuta fuori l'Inter che si conosceva al passato, cioè nel primo anno di Inzaghi, un Inter che ha cominciato a giocare, per me, secondo me, anche il centrocampista che c'hanno lì, che giocava nel Milan, che è andato all'Inter, Çalhanoğlu lì, e secondo me è un Assolutamente bel giocatorino. sì, hai ragione. Primo tempo non bellissimo. Il secondo tempo l'Inter è uscito fuori. Come dici te, si è rivista, cioè, si è vista l'Inter, ma in tutto, in generale, perché anche solo è una stupidata, anche solo nel stava vincendo 3-2 e al 95esimo prendi un gol stupido e ti fai pareggiare. Questa è l'Inter. Certo. Questa è No, l'Inter. no, no, Il certo. problema è che se ci fossero stati altri 4-5 minuti sarebbe stato pericoloso. Perché comunque se il Sì. Benfica avesse segnato ancora diventava Eh problematica la sì. cosa. Quindi è l'Inter, però il secondo tempo ha fatto una partita europea, ha fatto una partita da Inter, e vabbè, diciamocelo chiaro, nelle due partite ha meritato poco da fare, ha meritato il No, no, beh, passaggio. certo. Ha meritato il passaggio e adesso se la giocano tutta con il derby Con il di derby. Milano. Lì è bello per due motivi. Uno perché è una semifinale di Champions League e quindi già è una partita bella. Due, perché il derby, cioè, ha un doppio valore per le due squadre questa partita, perché comunque è veramente bello. Ma poi oggi sentivo su questo discorso che ti stavo facendo io del 3-3 del pareggio. Anzi, non oggi, ieri sera sentivo nella stessa televisione, che magari l'hai sentito anche te, che ne parlavano, che c'era uno degli opinionisti, interista, che era molto arrabbiato. Allora, uno che diceva, ma sì, vabbè, tanto siamo passati lo stesso, l'altro che era molto Certo. arrabbiato per un discorso economico, Eh sì. perché parlavano che la vittoria ai quarti di finale dava 2 milioni e qualcosa alla squadra vincente. Il pareggio, parlavano di Eh 800 mila sì, ha euro, quindi 1 milione e 200 mila euro. L'Inter ha buttato, perso 1 certo, milione e eh 200 sì. mila euro. Sono soldi anche quelli. Quindi l'opinionista, questo qua, diceva: cavolo, va bene, sei passato, però non puoi al 95esimo, perché ormai sai che sei passato, far così. Però Cioè, tu la partita la devi fare fino alla fine, fino all'ultimo io secondo. dico una roba, gli ultimi minuti, meno male che vabbè, ha segnato e hanno fischiato, perché se c'erano ancora 5 minuti non lo so, È quello che dico perché io.
Benfica stava giocando di brutto, eh. Cioè, Esatto, è quello che dico io, Andrea. Cioè, che la squadra forte anche europea, si vede anche in questo, che fino all'ultimo dà l'anima per la partita. Invece lì sono arrivati al 90esimo, sono un po' fermati, hanno detto: sì, tanto abbiamo vinto, questi devono fare due gol. Ho capito, ma due gol le puoi fare, due, tre gol, quello che le puoi fare. infatti Capita. cos'è, in 10 minuti hanno fatto 2 gol, cioè, però meritatissimo il passaggio. E adesso c'è Assolutamente. il derby, Inter Milan, giusto? E di là c'è Sì. Real Madrid contro Manchester City. Manchester City. Minzega, due incontri Due belle partite perché il Real Madrid è la squadra che non muore mai, poi con Ancelotti che è il re della Champions League. Quindi di qua il derby, sai, con due allenatori che non sono mai arrivati lì, pochi giocatori che hanno giocato effettivamente tante partite di Champions e hanno esperienza. Quindi sono due belle partite, vedremo cosa succederà. Certo, pronostici non diciamo niente, perché ma No, io prossimo lo faccio, te l'ho detto già anche l'altra sera. La Champions, secondo me, la vince il Real ancora. Questo è il pronostico della finale. Già, io sono già in finale. Quindi la finale, secondo me, è Real Milan. Ok, io non lo dico per scaramanzia. Va bene. Niente, passiamo al campionato, Paolo, che Sì, si è giocato. se mi dai un Sì, attimo, prego. che Così. ti chiedo scusa un No, 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 momento, ma certo. perdonami, Sì, sì, sì. arrivo. Tanto Intanto, sono sul campionato. noi cominciamo a vedere del campionato. Andiamo a parlare del campionato di Serie A. Aspetta che vado a prendere la pagina. Adesso vado a vedere. Allora, sì, la 31ª giornata. Allora, domani sera alle 20:45 c'è Verona-Bologna. Poi sabato alle 18 c'è Lazio-Torino. Poi domenica alle 12:30, ora di pranzo, c'è Empoli-Inter. Poi alle 15, sempre domenica, c'è Udinese-Cremonese. Poi c'è Salernitana Sassuolo sabato alle 15. Sì. Sabato alle 20:45 c'è Sampdoria Spezia. Domenica c'è Monza Fiorentina alle 15, Milan Lecce domenica alle 18. E alle 20:45 c'è Roma-Atalanta e Juventus-Napoli. Ok. E vediamo, secondo me, le partite da tenere sott'occhio è Juventus-Napoli, Atalanta-Roma e poi c'è Lazio-Torino. No, ho dato tutto il calendario, che praticamente lo ripetiamo perché tu eri assente, e la 31ª giornata si svolge domani sera alle 20:45, che c'è Verona-Bologna, poi sabato alle 15 c'è Salernitana-Sassuolo. Poi c'è alle 18 c'è Lazio-Torino, alle 20:45 c'è Sampdoria-Spezia, alle ora di pranzo domenica alle 12:30 c'è Empoli-Inter, alle 15 di domenica c'è Monza-Fiorentina, sempre alle 15 c'è Udinese-Cremonese,
alle 18 di domenica c'è Milan-Lecce, poi i due posticipi, che è uno alle 20:45 di domenica, che c'è Juventus-Napoli, e l'altro il lunedì alle 20:45, che c'è Atalanta-Roma. E questi qua sono, secondo me, Juventus-Napoli, Atalanta-Roma e Lazio-Torino sono, diciamo, i tre beach match di questa giornata, ecco. Sì, diciamo Lazio-Torino per la Lazio, solo per la Lazio, perché il Torino è poi indietro per tenere il secondo posto. Le altre due, praticamente, Juventus-Napoli, Roma e Atalanta, sono quattro squadre che quantomeno la Juventus e la Roma sono molto vicine per giocarsi il posto in Champions. Quindi sicuramente sono due partite molto 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 importanti, assolutamente. Con appunto il discorso che se rimane tutto così, che hanno restituito i 3 punti alla Juventus, oggi abbiamo Napoli a 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49. Mi fermo qui che sono le Sì, squadre che vanno, no, in senso sono le squadre certo. che vanno in Europa tra Champions, Sì, Europa sì. League e Conference. Certo. Quindi sai, partite importanti. Certo. Senti, però andiamo indietro di di settimana scorsa, che alla fine ci sono state le partite che, ahimè, ci sono stati un po' di colpi di scena. Ad esempio Sassuolo-Juventus, che la Juventus ha perso 1-0. Poi Inter una Monza. Inter-Monza, che l'Inter ha perso anche lei 1-0. Poi c'è stato una Roma sull'Udinese che ha fatto ha dato 3 gol. E poi Esatto. la Lazio, anche lei 3 gol sullo Spezia. E Cos'è, Bologna-Milan che poi pareggio. Bologna-Milan che ha pareggiato, Il e alla Napoli. fine il Napoli che aspetta, il Pareggiato Napoli 0-0 col Verona. 0-0 E col Verona in casa. Ecco. poi l'ultima, il posticipo di lunedì, che Fiorentina, anche quello importante, era importante per l'Europa, Fiorentina-Atalanta, certo. Fiorentina-Atalanta 1-1. Quindi Certo. diciamo che, allora, facendo una carrellata veloce sulle cose più importanti, secondo me, vabbè, il Napoli che si è fermato, tra virgolette, a Verona pareggiando ci poteva anche stare, anche perché comunque è inutile che si continua a dire no, i giocatori non pensano alla partita di Champions che c'è il martedì o mercoledì, ma ci pensano. Cioè, questi hanno giocato sabato Ci sera alle pensano, 6, ci sabato pensano. pomeriggio alle 6, avevano il quarto di finale di Champions, vuoi che non avevano la testa a quarto di finale di Champions? Ed è una. E poi, tenendo conto che il Napoli comunque ha sempre fatto bene in campionato, quindi non può essere, il problema può essere solo quello. L'altra partita, Inter Monza, altra sconfitta dell'Inter, ecco, io in questo caso non credo alla testa alla Champions League, ma perché? Perché l'Inter ne ha fatte tante di partite così, ha perso 11-12 partite in campionato e con squadre piccole, quindi è proprio un problema dell'Inter, è caduto nuovamente, quindi c'è quello. La Juve che va a perdere con Sassuolo fuori casa, io ho visto la partita, ti dirò. Disastro, mi hanno Non l'ho detto. vista in Io non l'ho diretta, eh? vista, ma mi hanno Allora, detto l'ho un vista in diretta, l'ho disastro. vista dopo. È un piccolo disastro, un piccolo disastro. Si poteva fare molto meglio. Gol purtroppo regalato. Ecco, la cosa, passami il termine, positiva del gol preso, non so se tu, se poi hai visto le azioni, hai visto le cose, praticamente è un gol su un errore di Fagioli che ha fatto un passaggio all'indietro. La cosa positiva su questa è brutto da una parte, perché è brutta la scelta, però bello dopo. Fagioli è stato sostituito ed era in panchina che piangeva come un bambino perché aveva fatto quell'errore sul gol. Lì vedi l'attaccamento alla maglia. Quello, nella cosa brutta, Sì, no, certo. è stato bello, però una brutta partita. Rispetto alle ultime partite, questa partita la Juventus ha veramente dato il peggio di sé, probabilmente. Senti, La Lazio, solita Lazio,
Senti, come stanno andando Allora, le adesso coppe sì, vediamo. adesso? Adesso ti dico l'Europa L'Europa League. League. Allora, la La Juve Juventus era è 1-1. 1-1, siamo a fine primo tempo comunque, la Roma è ancora Ok, 0-0. ancora 0-0. Dovrebbe iniziare adesso il secondo tempo perché sono le 10:05, Ma quindi. adesso se vanno a finire così vanno ai tempi Allora, se vanno a supplementari, finire no? così, la Juventus passa perché ha vinto 1-0 all'andata. Ah, già, è Quindi vero. 1-1 è 1-1. Già, La ho Roma invece sbagliato. che aveva Perché? perso 1-0, quindi la Roma è fuori. Perché adesso il gol in trasferta non vale Non più vale più doppio. doppio, Ok. no, assolutamente Va no. bene. Ok. Allora, senti, noi abbiamo detto tutto, Sì, Abbiamo direi detto di sì. tutto. Ci vediamo giovedì prossimo, Certo. e niente, buon campionato a tutti, e buona, finiamo qua. Abbiamo fatto un'oretta a parlare di tutto, di coppe, di campionato, di tifosi, di cercare di essere un po' più calmi di questo calcio qua che ormai è alla disperazione, secondo Sì, me. sì, sì. E adesso vediamo la sentenza della Juve, spero che esce una volta per sempre, si sa come, cioè si sappia almeno cosa La bisogna cosa sia fare, definitiva. perché ormai sta diventando, secondo me, una passaniga, però non voglio dire tante robe inutili, però alla fine si è dimostrato sempre la ragione di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Senti Paolo, allora grazie di essere stato con noi, ci vediamo giovedì prossimo. Assolutamente. Una buonanotte, stai lì che ti saluto dopo. Certo. Io vado a salutare gli amici da casa, una buonanotte, un grazie di essere stati con noi. Vado a salutare gli amici sponsor, i nostri collaboratori che senza di loro non potrei andare in onda. E noi ci vediamo domani sera con Giovanni, che praticamente è un direttore sportivo del Corbetta. Del Corbetta Calcio. Con questo è tutto, Giovanni Morelli. Con questo è tutto, ci vediamo domani sera alla stessa ora alle ore 21. Con questo è tutto, una buonanotte e un arrivederci a domani sera da Bobo. Ciao.